Ben salve ragazzi e ragazze, come va? Spero tutto bene, benvenuti in un nuovo video. Se raga mi vedete un po' che guardo verso di lei perché c'è Alessia che mi sta distraendo. Prima di cominciare, vi ricordo che potete trovare qua il mio profilo Instagram e il mio profilo TikTok. E qua sotto vi lascio anche il link del profilo Instagram di Ale, così potete andare a seguirla perché è bravissima. Come avete letto dal titolo, oggi nuovo video trasformazione, ve l'ho anticipato anche nelle stories di Instagram. Infatti, se non sapete niente, vuol dire che non mi seguite. Oggi andiamo a trasformare un'altra delle mie amiche, in questo caso la mia amica Alessia. Il mio telefono. Alessia, le tue amiche. Sì, esatto, hai notato, tu sei Alessia. Ale, saluta! Ciao raga, io mi mando baci. Raga, io ora modifico il setup e iniziamo subito col video di oggi. Eccomi qua raga, con la mascherina storta ovviamente, io come uno dei vecchietti che guardano i cantieri. Questo è il prima di Ale, questi sono i capelli incasinati, crespi, lunghi e di colori indefiniti. Questi li taglio da un anno e mezzo. Brava, è che non li tagli da un anno e mezzo, brava, e guardi anche i miei video. Allora raga, quello che andremo a fare sarà sicuramente tagliare molti di questi capelli e li faremo leggermente più corti dietro e più lunghi davanti, e poi vi facciamo vedere che cosa andremo a fare invece per quanto riguarda il colore. Quindi ora vado a inumidire i capelli di Ale, faccio le classiche sezioni e poi vediamo come procedere per quanto riguarda il taglio. Ecco qua raga, come avete visto ho fatto le sezioni già su di Ale, abbiamo inumidito i capelli. Le sezioni che andiamo a fare sono le stesse che avevo già fatto con Ambra, perché il taglio è pressappoco lo stesso, ossia qua dietro toglieremo bello corto all'attaccatura e poi davanti manterremo invece una diagonale bella affilata, come mi suggeriva prima Ale, perché li vuole con uno stacco bello netto tra il dietro e il davanti. Quindi quello che vado a fare delle sezioni in diagonale, come potete vedere, e semplicemente seguo questa linea sino al davanti. Quindi taglio qua al centro dritto e poi semplicemente inclino, taglio da questo lato e poi taglio dall'altro lato. Quindi come al solito procedo come ho fatto con Ambra, infatti vi lascio il suo video di là in modo tale che lo possiate recuperare. Ok raga, una cosa per essere sicuri affinché i due lati escano uguali, una cosa che a me ha aiutato molto è quello di prendere le estremità e portarle al centro. E come potete vedere, sì, questo qua è leggermente un pochino più lunghetto, non so se si riuscirà mai a percepire dalla macchina fotografica. Quindi ogni volta che andate a fare una sezione poi prendete le ciocche esterne e portatele al centro proprio per vedere se sono effettivamente uguali. Ovviamente tutto verrà rifinito da asciutto, quindi non ci preoccupiamo più di tanto. Vado a continuare tutta la testa. Sono andata a completare così tutta la parte dietro. Ora faccio spostare Ale di lato, così vi faccio vedere come vado a fare i laterali, ma è sempre la stessa cosa che ho fatto con Ambra, vi ripeto. Ok raga, ho fatto mettere Ale di lato, Ale dritta la testa, tesoro. Quello che vado a fare è semplicemente ricollegarmi con la parte dietro che ho già tagliato, inclino le dita in questo modo e poi taglio. Quindi vado a ricollegarmi alla parte dietro, inclino le dita in questo modo e poi taglio in modo tale che questa parte esca più lunga davanti, che è quello che Ale ci ha chiesto. E come potete vedere raga, qua si forma questa sorta di diagonale, non so se riuscite a vedere, dal più corto al più lungo. Questo lato è fatto, come potete vedere vado a fare la stessa cosa dall'altro lato e poi passiamo subito allo step successivo. Quello che vado a fare ora, come potete vedere, ho fatto mettere Ale frontale, perché questa parte, per vedere se effettivamente i due lati sono uguali, cosa che comunque ricontrolleremo da asciutto, quello che faccio è semplicemente portare i capelli. Ale, non abbassare però la faccia, chiudi gli occhi. Quello che vado a fare è portare tutti i capelli in questo modo in avanti e semplicemente ricontrollo che qua davanti si incontrino. In questo caso Ale ha due ciuffi più corti davanti e vado comunque leggermente a spuntarli in punta di forbice, perché altrimenti quelli non li abbiamo toccati, e semplicemente vado a ricontrollare così che il mio taglio sia perfettamente uguale da entrambi i lati.
Quindi poi quello che vado a fare è semplicemente andare ad aggiustare un po' le puntine che non mi tornano. Finito qua il taglio conale, quindi dato un colpo volata la testa, quindi ora vado ad asciugare i capelli e vediamo lo step successivo, amiche, torniamo subito. Ok raga, abbiamo asciugato i capelli di Ale non sono lisci come potete vedere, è un po' regina degli scacchi. Comunque raga, cosa andremo a fare con Ale? Ale vi ha fatto vedere diverse foto che vi faccio apparire in sovraimpressione e quello che abbiamo deciso in conclusione è di decolorare tutta la parte sotto, proprio sino alla base, e invece scurire tutta la parte sopra, quindi nel momento in cui Ale solleverà i capelli questa parte sarà viola mentre il resto sarà scuro. Che cosa andrò a fare? Vado a fare le stesse sezioni che ho fatto prima con il taglio, una diagonale nel lato sinistro, una diagonale nel lato destro, e andremo a decolorare tutta questa parte qua proprio sino alla base. È un poco, in teoria è un po' quello che doveva fare Brad Mondo nel video reaction, che poi è andato uno schifo, infatti vi lascio il video che è uscito sabato. Poi successivamente, una volta decolorata la parte sotto, lasceremo agire bene, perché Ale mi ha detto io la voglio quanto più chiara possibile. Vedremo dove riusciremo ad arrivare, perché Ale comunque aveva anche sotto un colore chimico. Successivamente sciacquiamo i capelli dal decolorante. Facciamo il colore in tutta questa parte superiore qua, andremo a fare probabilmente un 3.0 proprio per farla super super scura, mentre invece qua applicheremo un violetto lilla, dobbiamo ancora decidere bene, quindi vado a fare le mie sezioni e vi mostro come procedo. Come potete vedere sono andata a sezionare tutta questa parte qua, ho cercato di fare una sezione quanto più dritta possibile, infatti ho fatto il tutto con il pettine a coda. Cosa andremo a fare ora? Andrò a prendere semplicemente delle sezioni molto molto fini di capelli e le bloccherò con le cartine. Cosa vado a fare? Vado a decolorare prima tutta questa parte qua, quindi di lunghezze e punte, col decolorante a 20 volumi. E successivamente, una volta che saranno pronte le nostre lunghezze e punte, andrò ad allungare sulla base. Quindi andremo proprio a decolorare a livello della base. E questo è un lavoro molto complicato, perché bisogna stare attenti qua all'attaccatura a non superare questo lato qua. Quindi andremo a fare prima lunghezze e punte e poi successivamente sulla base, ma vi aggiorno man mano. Come potete vedere abbiamo completato tutta la parte sotto, ora lasciamo processare il tutto per circa mezz'oretta e poi allunghiamo sulla ricrescita, sulla base. Quindi ci vediamo fra poco. Sono passati 40 minuti ma ho dato poi altri 20 minuti, quindi è passata un'ora, perché purtroppo Ale aveva ancora colore chimico vecchio. Infatti qua se potete, cioè se non so se riuscite a vedere, ma fino a qua il capello ha schiarito veramente bene. E poi qua invece sono più aranciati. Quindi che cosa andrò a fare? Vado a rimuovere le cartine, vado ad applicare il decolorante anche sulla cute e poi vado a ribattere col decolorante queste parti un pochino più scure affinché il colore sia quanto più uniforme possibile. Come avete visto il capello ha schiarito veramente veramente bene. E infatti vado ora a allungare il decolorante su tutta la base, ecco, del capello. Come potete vedere ho applicato il decolorante su tutta la base, ho messo questa cartina in basso che non è attaccata all'attaccatura di Alessia, ma l'ho messa semplicemente per non far toccare questi capelli sul collo di Ale. Ho riapplicato anche il decolorante qua su lunghezze e punte in modo tale che riesca a schiarire. Una cosa che voglio consigliarvi, se nel caso, come è successo a me, il decolorante dovesse andare un pochino oltre, perché comunque io mi devo fermare qua all'attaccatura, quello che dovete fare è prendete magari un pezzo di Scotex, una salviettina umida, andate a ripulire bene tutta questa zona e se lo fate nell'immediato non dovrebbe comunque decolorare questa parte. Può succedere, è normale, quindi non c'è nessun problema. Ora lascio almeno che il tutto vada per altri mezz'ora, 40 minuti e poi vediamo cosa fare.
Eccoci qua raga, ritornati post pranzo, per voi sarà uno schiocco di dita, noi abbiamo anche pranzato, bevuto, guardato video su YouTube, un sacco di cose. Questo è il risultato dei capelli di Ale post deco. Io Gianna Nannini di Voce. Allora, cosa andremo a fare con Ale? Non lasceremo questo colore di Mirko Kismilicia, terribile. Andremo a fare un viola più scuro qua sulla base e poi sulle lunghezze andremo a fare un viola un pochino più chiaro, quindi creando tridimensionalità anche all'interno di questa massa un pochino pecorella così. Ma non vi preoccupate, i capelli di Ale sembrano rovinati ma in realtà non lo sono, semplicemente sono capelli mossi asciugati col phon così. Mentre per quanto riguarda qua la parte superiore andremo a fare un 3 dei color touch sempre di Vella e lo farò a 6 volumi, quindi vado a fare prima tutta questa parte viola e poi mi occupo qua della parte superiore, quindi iniziamo subito. Later. Ok raga, eccoci qua con Ale. Ciao Ale. Ciao. E niente raga, ci siamo rimessi la mascherina, cambiato anche la mascherina di Ale che era tutta sporca di colore. E niente raga, questo è il risultato finale, fateci sapere che cosa ne pensate. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo cambio look un pochino pazzesco di Ale, che sembra così una ragazza naturale e poi sbam. Aspetta che non si vede? Ok. E poi sbam, è super super viola. Ti piacciono ora i capelli così? Troppo. Niente raga, vi lascio anche qualche ripresa con i capelli lisci, perché una cosa che mi avete chiesto recentemente è: Nico, ma glieli fai sempre mossi? Non abbiamo modo di vedere i capelli. Ma tranquilli raga, i capelli sono fatti bene, li abbiamo prima lisciati con la piastra e poi dopo fatti mossi col ferro. Quindi niente raga, grazie mille per aver seguito questo video, noi vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo al prossimo video trasformazione. Ciao! Ciao.